Un gol di Stefano Franchi permette al Mantova di pareggiare 1-1 a Lecco nella semifinale dei play-out. Bellodi, colpito da un petardo lanciato dagli spalti, costretto ad uscire ed andare in ospedale. Il Mantova presenterà ricorso. Vediamo ora la sintesi della partita. Mantova in campo a Lecco per il primo round, semifinali dei play-out contro la formazione lacustre che è riuscita in una fantastica rimonta a condannare in Montichiari la retrocessione in Serie D e ad affrontare i biancorossi nel primo incontro di questa forche caudine che sono i play-out di Lega Pro Seconda Divisione. Parte subito bene il Lecco, pallonetto di Cavagna e palla che sorvola di pochissimo la traversa, porta difesa da Bellodi a rientro dopo 5 mesi e proprio Bellodi fa una bella parata su un colpo di testa di Rebecchi. Qualche minuto dopo, tiro da fuori area di Cavagna, palla deviata da Caruso e per Bellodi non c'è niente da fare. 1-0 per il Lecco, vantaggio meritato da parte della formazione blu-celeste che aveva dominato la partita fino a quel momento. C'è un colpo di testa al 20° di Del Sante che finisce abbondantemente a lato e un minuto dopo un calcio di punizione di Sereni finisce di pochissimo alto sopra la traversa. Ancora Mantova, spizzata di Del Sante, 5 controlla bene ma poi calcia di molto alto sopra la traversa. Prima della fine del primo tempo c'è una grossa occasione per il Lecco con Cavagna che calcia, la palla esce a lato di pochissimo e prima del riposo un'altra occasione per i biancorossi, sul cross c'è l'uscita maldestra di Aprea ma nessuno del Mantova ne approfitta. Prima della fine del primo tempo se ne va in barella Zaninelli uscito al 30° per uno scontro di gioco, il difensore biancorosso viene portato per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale di Lecco. Inizia il secondo tempo, subito un'occasione per il Mantova con Galbiati il cui tiro viene stoppato da Ischia. Ancora invece il Lecco, sempre con Cavagna, tiro raso terra, palla che esce a lato di pochissimo e un minuto dopo l'episodio chiave dell'incontro, scoppia un petardo sotto la porta difesa da Bellodi, il portiere del Mantova si accascia, lamenta ronzia all'orecchio e un forte mal di testa e viene sostituito, chiede la sostituzione, da Stefano Portesi. Il Mantova prova a cercare il pareggio con 5 ma la palla viene parata senza problemi da Aprea e quindi è Franchi, appena entrato al posto del Pettarina, assaggiare i riflessi dell'estremo difensore lecchese con questo tiro da fuori area, ma al 77° sospirato pareggio, spezzata di Del Sante, Franchi controlla e spedisce il pallone sotto la traversa abbandonandosi poi all'esultanza sotto la curva dei tifosi del Mantova. Il Mantova poi controlla la gara senza problemi fino alla fine ma al 6° minuto di recupero c'è il gol del Lecco annullato dall'arbitro La Penna di Roma per un fallo di mano di Civilleri. Finisce 1-1, al ritorno al Martelli basterà anche un pareggio.